Ciao, nuovo video in collaborazione con Tania, Tania di Anclady. Un bacio Tania, ciao. 7 versetti per 7 giorni. Allora, oggi è il 18 gennaio, sono passati più di 7 giorni, comunque più di 10 giorni, perché sono passati 12 giorni, ma la sottoscritta ha usato 4 versetti. Stop. 1 perché durante il periodo sono stata abbastanza a casa con Andrea senza poter fare nulla. 2 perché mi è venuto la febbre qua e mi è venuta la febbre nel naso, ve dico. Quindi quando ho la febbre sulle labbra io non metto niente se non il burro cacao per idratare e aspetto con molta calma che guarisca, quindi possono passare giorni interi. Bene, che cosa ho messo? Della collezione Wycon il Pulp Matte Lip. Era la collezione Chicago Symphony Limited Edition, ma c'è ancora. Questo è nella fattispecie il numero, non si sa, non c'è il numero. Le molte non c'è. Rossetto matte numero 01, l'ho trovato, era qua piccolino, scritto qua piccolo, figurati se ci vedo, cercato come sono questo nude qua, ho dovuto andare del leggero perché mi vedo. Ci siamo capiti, è questo colore qui. Questo colore, questo matitone pulp dura 3-4 ore tranquillamente senza matita. Tutti i miei durati sono senza matite, se no ve lo dico. Tende sulle mie labbra questo qua, questo colore qua, gli altri no, ma questo sì, a seccarmi leggermente le labbra. Ma siccome è a mio avviso un buon matitone labbra, un buon rossetto labbra, e il colore è molto carino, soprattutto se ci si trucca o nei toni del taupe o nei toni del verde, questo passa tranquillamente. Con i toni del blu così no, non mi piace. Qua io annullo completamente le labbra di solito con il Blankety. Poi ovviamente il 521 di Kiko, che è stato uno dei miei ultimi acquisti grazie a Miss Penny, che è questo bellissimo colore che su di me è tendente, è meno rosa rispetto a altre persone, quindi sulle mie labbra è leggermente più scuro di come lo vedete sullo swatch, ma è stratosferico, cioè una durata pazzesca. Cioè, sulle mie labbra mi fa tranquillamente 4-5 ore. Buono, bello. Ci ho pure mangiato la pasta, quindi devo dire che ha resistito. Sulle mie labbra, che vi ricordo sono labbra secche, problematiche, quindi non morbidi, diciamo, senza matita ovviamente. Eccolo qua, il 521 della Kiko, dovete andarlo a sfociare in negozio, ottimo. Poi altri due, il Pink Nouveau di MAC, che è questo rossetto, che devo ancora capire se mi sta bene o non mi sta bene. Io opto per il non mi sta bene, infatti non lo so, devo ragionarci bene, ed è questo colore qui, rosa, rosa, è un rosa, c'è un po' del rosa antico, se lo vedi la telecamera sfalsa dal vivo, no, cioè, dovete andare per la sbucciare il negozio. C'è del rosa antico, ma molto bello, ma su di me tende a spegnermi un pochino. Infatti, per esempio, ho dato via il Please Me perché su di me stava una cagata. Il Pink Nouveau non lo so, devo capire, devo decidere, devo capire. È ovvio che se ci metto un blush abbastanza importante e cerco di fare un po' di contouring, quindi un po' di colore, perché io ho dei contouring, una cippa minchia so fare, giusto un pochino di colore qua, un pochino di colore, cercando di affossare un po' qua le guanciotte, però non faccio nulla di che. Secondo me in estate, essendo un po' più abbronzata, potrebbe passare, ma nisba quest'estate, quindi ciao. Ultimo, ma non ultimo, scusate, ogni tanto vaneggio. La tinta per labbra della Wycon, questo qua è la tonalità rosa ciclamino, che è la 02, che è qua. Questo è un bellissimo colore che mi butta giù da matti. Ieri ce l'avevo con il Pupa Princess, il l'ombretto, l'ombretto, quello da Pupa Princess, sì, color malva lucido,
Poi c'ho questo sulle labbra, è una tinta per labbra, quindi questo si fa ore. Quando si secca avete le labbra di velluto ed è questo bellissimo colore. Che secondo me con un trucco come avevo ieri, quindi sulla palpebra mobile avevo appunto questo malva molto chiaro, sbarlu, molto sbarlu, con una matita nera. Secondo me ci voleva un trucco pesante come oggi e poi magari questo. Però vabbè, proverò, proverò. Ottimo. Questo si è fatto 1,5, 5 e mezza, ho dovuto poi toglierlo perché sono tornata a casa. 1,5, 5 e mezza, ci ho bevuto il caffè. Beh, caffè, bicchiere d'acqua e ho chiacchierato, 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 chiacchierato. Era lì, come lo metti? È lì, sono tornata a casa, ho dovuto struccarmelo con un bifasico perché era ancora lì, intatto. Vedete, dopo un po' si secca e diventa velluto. Qua col riflesso lo vedete un po' lucido, però vi assicuro che più passa il tempo più si secca sulle labbra ed è straconfortevole. Io che ho le labbra secche, questo prodotto è straconfortevole, straconsigliato. Dovrebbero tornare in produzione, speriamo, perché io punto al colore orchidea che mi è passato sotto il naso, manco me ne sono accorta. Che è un bel colore viola, orchidea, appunto. E niente, questo rosa ciclamino, devo riprovarlo, ritestarlo. Eventualmente, se proprio, proprio dovesse, come Pink Nouveau, non convincermi al 100%, finirà nelle meraviglie per le ragazze del Cosmo. Yeah! Anche io quest'anno vado al Cosmo. Ma dai, ed è questo colore qui. Bene, questi sono i miei quattro rossetti per 12 giorni. Una sciovecata proprio, però. Tra l'herpes, tra quello che non vuoi che mi metto il rossetto, tutto qua. Io vi saluto, come sempre vi metto il link nell'info box di Tania. Passate a guardare il suo canale. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!